Nell'antica città di Uruk, in epoche perdute della memoria, regnò Gilgamesh, colui che tutto intravide, l'eroe a cui i misteri furono manifesti. Estraete la tavoletta di lapislazzuli e leggetela la storia di quest'uomo che patì sofferenze di ogni genere. Cercò la vita eterna, raggiunse Utnapishtim, il lontano, e la completa saggezza. Per due terzi divino e per un terzo mortale, come sole possente, invincibile, regnava in Uruk, città dalle mura ben salde, e soverchiava tiranno i suoi sudditi contrariando gli dèi. E gli dèi convennero di dargli un avversario pari in forza e bellezza. In terra precipitarono una stilla di firmamento ed ecco sorgerne Enkidu, figlio del silenzio, saetta di Ninurta, delle umane cose ignaro. Enkidu, reso umano dall'abbraccio di Donna, una sacerdotessa del tempio di Ishtar, verso Uruk si avvia a sfidare Gilgamesh, che ne divina nel sogno le mosse e gli intenti. L'incontro è scontro d'astri tremendo, e tremano le mura e sussultano i telai delle porte allo schianto dei corpi avvinghiati alla lotta. Soggiace infine Enkidu, e Gilgamesh vittorioso l'abbraccio gli tende, suggello d'eterna amicizia. Terribile prova ora attende i due amici. Nella remota foresta, labirinto trapunto di cedri, ove il viaggio si fa a passo di danza, sta Humbaba, potenza del male, terrore di umani. Trema la terra e freme, ignara della sorte del combattimento, e buio e luce insieme.
Quando apparvero le prime luci dell'alba, Gilgamesh mandò un grido che si sparse su tutta la terra. Disperato disse: «Ti farò riposare su un letto preparato con amorevole cura. I principi della terra ti baceranno i piedi, e io stesso trascurerò il mio aspetto e vagherò in aperta campagna». La tristezza è entrata nel più profondo del mio essere e solo adesso scopro.
Forse quest'uomo è un assassino. Come osa entrare nel giardino degli dei? Gilgamesh, sei irriconoscibile. Come sono smunte le tue gote. Com'è infelice il tuo cuore. Esausto e pieno di dolore il tuo aspetto. Il fato dei mortali che ha raggiunto Enkidu, l'amico amato e pianto per 6 giorni e 7 notti, non riesci a capire. La tua meta, incontrare Utnapishtim, l'unico uomo che ha conquistato l'eternità, è ardua, difficile. Nessuno, da tempo immemorabile, è riuscito ad attraversare le acque letali. Ti voglio aiutare. Laggiù c'è Ur-Shanabi, il barcaiolo di Utnapishtim. Che gli altri dei ti proteggano. Cambiategli la veste e pulitelo, poiché in queste condizioni non riuscirebbe mai ad entrare nel regno. Lascia che ti riveli una cosa ben custodita. Quando gli dei in consiglio decisero il diluvio, disse, costruirai una barca, larghezza e lunghezza saranno in armonia. Coprila d'un tetto come lassù, divide in 7, caricala di amici e di parenti, di animali, di artigiani. Si dovranno emergere dall'acqua. La tempesta era terribile a vedersi. Gli stessi dei pentiti ebbero paura di quel furioso diluvio e si accucciarono come cani. Per 6 giorni e 6 notti soffiò il vento. L'inondazione sommerse la terra. Al 7° giorno il diluvio cessò. Guardai il tempo. Regnava il silenzio. Mi inchinai e piansi.
A giudicare dall'apparenza, il ramo è l'origine del frutto, ma in realtà il ramo è venuto all'esistenza in vista del frutto. Se non ci fossero stati un desiderio e una speranza per il frutto, come avrebbe potuto il giardiniere piantare la radice dell'albero? Ecco perché in realtà dal frutto è nato l'albero. Vi ascolto. Durante un mio viaggio alla ricerca del miracoloso, capitai in una zona del Nord Africa, dove esiste il monastero senza porte, dalle alte mura come l'antica Uruk. Per entrarvi è necessario attendere che qualcuno decida di calare giù una corda con appesa una cesta, cosa che potrebbe anche non accadere. Aspettai invano per 2 giorni, ma la notte successiva mi apparve in sogno un essere trasparente, una pura vibrazione di luce. Quando avrai trasceso la condizione dell'uomo, mi disse, sarai condotto in una terra dolcissima che non si può né immaginare né rappresentare. La sua natura è quella di espandere l'anima nella gioia, e in questo firmamento ciò che è giovane non diventa vecchio, ciò che è nuovo non diventa antico. Non si corrompe cosa alcuna, né si guasta. Nulla muore. Nessuna persona desta si addormenta, poiché il sonno è fatto per il riposo e per scacciare il dolore. E in questo luogo non ci sono né sofferenza né dispiacere. Io fui già un tempo giovane e ragazza ed anche pianta e uccello e muto pesce che salta fuori dal mare. A Mursia, dove ho abitato per 7 anni, ebbi come maestro Ibn Arabi, a lui pace e gloria. Il mondo è fatto di sostanze grossolane e di sostanze sottili e fa da velo a se stesso, di modo che non può vedere il Dio proprio perché si vede. Dio resta sempre sconosciuto, così all'intuizione come alla contemplazione, poiché l'effimero non ha presa sull'eterno. Non è possibile avvicinare la divinità sicché abbia accesso ai nostri occhi. Non è corredata di umana testa sulle membra, né di piedi, né di agili ginocchia, né di vergogne pelose, ma è intelletto, sacro ed ineffabile, che con rapidi pensieri per l'universo intero si squaderna. Negli ultimi tempi mi sono dedicato con assiduità all'esercizio che lei ci assegnò l'estate scorsa. Ho preparato un pezzo che ho chiamato, parafrasando il libro di Abulkasim, Luci sulla scienza dei suoni e sui percorsi interni della voce. Ho delimitato la ricerca alla sola zona del sentimento, sperimentando che il punto che colpisco con una nota all'interno risuona esattamente nello stesso punto all'esterno di chi ascolta. Thank you.
Thank you.
di sacramentis affectu et vocis ministerio personare. Exultet iam angelica turba celorum, exultet divina misteria, et pro tanti regis victoria, turba in sone et salutis, gaudeat et lustantis irradiata fulgoribus, totius orbis essentia. Amisis seca nigine, et vocis ministerio